Ciao ragazzi, oggi realizziamo dei mandala con i chiodini. Sì, perché questa è la nuova idea della Querchetti, che porta la sua linea pixel. Se vi ricordate, con i pixel del Querchetti ho fatto un quadro enorme qualche tempo fa qui su GBR, sul canale. Anzi, vi lascio qua sotto nelle info del video il link al quadro che avevo realizzato. Ecco, ora la linea pixel della Querchetti arriva nel mondo, nell'antica arte meditativa dei mandala, con questo nuovo set molto carino, anche a forma di margherita, che ci permette, grazie a queste guide, qua ne vedete 6, no? con questi disegni che ricordano i fiori, delle forme geometriche, eccetera, con disegni anche ottici, particolari combinazioni anche di colore. Qua ne vedete 6, ma ce ne sono anche altri 32 che posso andare a scaricare sul sito. Ovviamente tra un po' lo faremo, navigheremo, andremo a scegliere un nuovo disegno da realizzare. Farò un disegno nella prima parte del video e un altro mandala nella seconda parte. Ecco, unboxata la confezione, sotto la tavoletta, anche questa forata a forma di margherita, troviamo il tesoro di chiodini. Sono ben 1200, 150 bianchi, 200 gialli, 150 arancioni, 200 rossi, 300 blu e 200 azzurri. Li richiudiamo senza perdere, avete visto, con questi due gancetti laterali. In questo modo non li perdiamo. Avete visto anche che può essere anche una pratica valigetta da portare in giro. Chiodini li possiamo anche poi riporre, avete visto, sui petali di questo fiore, no? Di modo da avere il colore giusto a disposizione. Oppure, insomma, potete anche pensare di lasciarli tutti al centro, spostare la tavoletta forata e prendere di volta in volta con la mano il colore. La guida cartacea che ho ritagliato, come si appiccica? Semplicemente andando a forarla, no? Quindi bastano un paio di chiodini per posizionarla, quindi sulla tavoletta forata, e poi questa fa da guida per andare a realizzare il disegno e il mandala, che ha veramente un risultato estetico fantastico, perché non è solo bidimensionale colorando come quando ho fatto un mandala col pennarello. Il bello proprio, però mi spiace che con la telecamera non rende benissimo, è la sua tridimensionalità che dà il chiodino con la sua curvatura, il fatto quindi di uscire quasi dalla tavoletta e venire verso di voi, che dà veramente un effetto nuovo alla realizzazione proprio di questo mandala, che è un po' come un puzzle. Per cui io qua ho accelerato tantissimo, tantissimo il video, ma ovviamente ragazzi ci si mette un bel po' di ore per realizzarlo, insomma. D'altronde è un'attività rilassante da prendere proprio così, come quando state facendo un puzzle. Ma andiamo ora sul sito Querchetti e andiamo a prendere un'altra guida per realizzare un altro modello di mandala, ragazzi. Eccomici ragazzi sul sito Querchetti, andiamo a vedere allora il download dei modelli a disposizione per personalizzare il nostro pixel mandala e farne di tanti tanti tipi. Allora, qua vedete nella sezione download del sito c'è anche pixel mandala, e qua trovate tutte le 32 schede, quelle digitali virtuali, oltre a quelle che abbiamo visto già nella confezione. Quale scegliere? Allora, ce ne sono veramente di belle, caspita, motivi floreali, astratti, eccetera. Da un lato sono molto combattuto sugli astratti, cioè vedere come viene fuori per esempio questo cubo che sembra uscire fuori dal mandala. Dall'altro c'è questo tenero con cuoricini, ragazzi. Astratto o cute? Astratto o cute? Dai, vincono i cuoricini. Allora, vediamo come si fa. Clicchiamo sull'immagine per vedere l'anteprima, vederlo più in grande. Oppure clicchiamo sul download PDF. Qua vedete abbiamo il PDF da poter stampare. Quindi poi lo ritagliamo e lo appiccichiamo sopra il nostro mandala. Allora, come c'è scritto qua, stampare la scheda al 100%, quindi non attivare adatta al foglio con la nostra stampante. Andiamo a stampare e poi andiamo a realizzarlo. E questa, ragazzi, è la guida del mandala stampato a colori proprio con la mia stampante di casa. Mi raccomando, state attenti a seguire quelle che sono le istruzioni che vi dicono di non adattare alla pagina quando stampate, ma di stampare proprio al 100%, proprio così com'è. E ottenete proprio una forma perfetta che poi andate a mettere sopra la vostra margherita e di seguito poi la andate a comporre. Anche in questo caso ho accelerato il video. Ecco, un consiglio: cercate di stampare con la carta più leggera che avete in casa possibile e immaginabile, perché altrimenti in effetti andare volta per... bellissima la realizzazione del cuore in velocità, scusate. Allora, altrimenti vi ritrovate a dover andare a schiacciare di brutto con super forza sulla carta per forarla, e in effetti, voglio dire, il vostro dito dopo un po' di tempo, non dico che inizia a soffrire, però qualche lamento potrebbe farlo. Per cui il mio consiglio è quello di utilizzare, se potete, insomma, non una carta grammata 100 assolutamente, ma anche se riuscite ad arrivare anche sotto l'80 grammi, 60 sarebbe un po' meglio, perché altrimenti dopo trovate un po' faticoso andare a forare il tutto con il chiodino. L'effetto, avete visto il risultato che si ottiene veramente anche facendo quest'altro tipo di mandala, è veramente fantastico. Poi ovviamente il bello è che potete fare magari anche inventare dei disegni vostri, quindi magari sperimentare un mandala e farne uno
completamente inventato da voi per raggiungere ancora più una soddisfazione di mandala. Ragazzi, come sempre, per info, commenti e quant'altro, vi aspetto qua sotto nei commenti di questo video. Se il Quercetti Mandala, il Pixel Mandala vi è piaciuto, un bel pollicione, io vi aspetto alla prossima, ragazzi. Ciao ciao, Davide!